Sono arrivati tutti in anticipo. Oh, salve. Salve. Piacere, benvenuti. Come va? Ah, benissimo. Salve a tutti. Accomodatevi. Accomodatevi. Salve. Prego. Cosa guardate così attentamente? Ah, i video musicali della Chiesa di Dio Onnipotente. Le canzoni della Chiesa di Dio Onnipotente? Sì, davvero? Queste canzoni sono veramente affascinanti. Date un'occhiata anche voi. Va bene, volentieri. L'apparizione di Dio si riferisce al suo arrivo sulla terra per fare la sua opera. Con la sua identità e disposizione e con il suo metodo. Egli discende tra gli uomini per iniziare un'età e finirne un'altra. La sua apparizione non è segno né immagine, non è un tipo di cerimonia, non è miracolo né gran visione, non è neppure un processo religioso. Fatto concreto e real che puoi toccare e contemplar, un fatto che puoi toccar e contemplar. L'apparizione non è per un processo da seguir o per un impegno a breve termine, ma fase dell'opera nel progetto di Dio. Ma questa canzone è bellissima, davvero. Ce ne sono altre, mettile, dai. Oh sì, è un brano stupendo. Si possono trovare tantissime canzoni sul sito della Chiesa di Dio Onnipotente. Dici sul serio? Sì, certo. Incarnato conclude l'età in cui la schiena di Yahweh appariva all'umanità, e conclude l'età della fede dell'uomo verso un Dio vago. In più importante svela l'umanità un Dio reale e normale che è giusto e santo che avvia l'azione del suo grande piano e che svela i misteri.
la destinazione dell'umanità, che ha creato l'umanità e conclude il suo grande piano, che è rimasto nascosto per migliaia di anni. Egli porta l'età incerta alla sua fine. Egli porta l'età incerta. I video della Chiesa di Dio Onnipotente sono fantastici. Le canzoni che producono sono favolose. Le immagini sono rilassanti e tranquille. E poi i testi, le parole sono così pure. Chi ha scritto delle liriche così chiare e piene di pace? È toccante sentire un testo del genere. Dice che la manifestazione di Dio è Dio che diventa carne per svolgere un'opera di salvezza dell'umanità. Non ho mai sentito niente del genere. Una tale manifestazione non è forse la stessa manifestazione opera del Signore Gesù? È completamente diverso dalla maniera in cui immaginiamo la sua apparizione scendendo dal cielo. Ci sono misteri della sua apparizione che sono degni della nostra ricerca. Vanno approfonditi e studiati. Sì, è molto diverso da come immaginiamo. Dio potrebbe essere venuto per svolgere nuovamente la sua opera. Sì, forse ha proprio ragione. C'è una cosa che vi devo dire. Ascoltate, durante lo scorso anno ho avuto l'opportunità di studiare molto attentamente in rete l'opera di Dio Onnipotente. Ho letto le sue parole. Più le leggevo e più mi illuminavo, e così ho capito alcune verità. Questa è la vera via, ne sono convinto con tutto il cuore. La vera via? La vera via. Allora dovreste venire anche voi a guardare i video della Chiesa di Dio Onnipotente, per ascoltare le sue parole. Così non vi isolerete dietro a delle porte chiuse e non verrete abbandonati dal Signore. Certo, ha ragione. In questi anni abbiamo lavorato di fantasia pensando che il Signore sarebbe tornato scendendo su delle nuvole bianche. Così non faremo altro che aspettare. Finora non abbiamo visto la discesa del Signore Gesù come l'abbiamo immaginata. Ma non avremmo mai pensato che il Signore si sarebbe fatto di nuovo carne nelle vesti del figlio, dell'uomo, e sarebbe sceso in Cina. In Cina? Egli è venuto qui per esprimere tutta la verità, per purificare l'umanità e poterla salvare. Per poter svolgere la sua opera del giudizio, a cominciare dalla casa di Dio, e poter finalmente svelare a tutti noi i misteri del piano di gestione di Dio. Sì, le verità ragione. Che cerchiamo, di cui siamo tanto avidi e che dobbiamo comprendere, si trovano tutte nelle parole di Dio Onnipotente. Questa è una rivelazione. Sì, ha ragione.
molto diverso. Soddisfa quanto è stato promesso dal Signore Gesù. Quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Le parole espresse da Dio Onnipotente sono le parole che lo Spirito Santo proferisce alle chiese come profetizzato nell'Apocalisse. E adesso le parole espresse da Dio Onnipotente e le testimonianze del popolo eletto da Dio in Cina sono state pubblicate in rete. Oh sì, è vero. Così che possano essere cercate ed esaminate da tutta l'umanità. Le sue parole sono portatrici di potenza, autorità e certamente rappresentano tutta la verità. Nessuno, in nessuna maniera, si permette di negare le espressioni di Dio Onnipotente. In molti hanno studiato e online hanno fatto parecchie ricerche e così hanno accettato l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. Molti si stanno risvegliando nel mondo religioso. È sufficiente a dimostrare a tutti noi che Dio Onnipotente è la seconda venuta del Signore Gesù. E allora lo possiamo affermare, l'opera del giudizio di Dio Onnipotente è l'opera di Dio negli ultimi giorni. E questo è degno della nostra ricerca e attenzione. Amen. Sì, è molto diverso da come immaginavamo. Oggi abbiamo ascoltato delle notizie davvero sorprendenti. Sì, ha ragione. Aspettiamo con ansia l'arrivo del Signore. Sì, potrebbe farlo. Dovrei approfondire. Hai sentito che cosa diceva? Hai ragione. Anziano lì, quello che ha detto l'anziano Im sembra avere molto senso. Anziano Im, sembra che valga la pena fare delle ricerche. Però, dici che Dio Onnipotente è il ritorno del Signore Gesù e che ha espresso molte verità per eseguire l'opera del giudizio di Dio negli ultimi giorni. Non ti riesco a seguire. Perché questo va oltre ciò che è nella Bibbia. Amen! La parola e l'opera di Dio sono tutte qui dentro. L'opera di salvezza di Dio è stata completata. Amen! Amen. E alla venuta del Signore saremo portati nel Regno dei Cieli. Come può esistere altro al di fuori di ciò che possiamo trovare nella Bibbia? Amen! Mi pare impossibile. E non lo accetterò fin quando non ne sarò convinto completamente. Anziano Im, hai l'onore di lavorare e predicare da moltissimi anni. Dovresti sapere tutto sulla parola di Dio nella Bibbia, no? E sai perfettamente che non c'è alcuna sua parola al di fuori di questo testo. Dobbiamo basare sulla Bibbia ogni singolo incontro. E restarle sempre fedeli, chiaro? Amen! Perché stai esortando i fratelli e le sorelle ad andare online a leggere la parola di Dio Onnipotente? Questa non ti pare una maniera per allontanarsi dal Signore? Perché non condividere con tutti questo contenuto? Diaconessa Senior, mi faccia finire il discorso, la prego. Dobbiamo essere chiari su questo. Tutta la parola di Dio è nella Bibbia. La nostra fede nel Signore deve essere basata solamente sulla Bibbia. Amen. E allontanarsi da essa significa tradire, opporsi e resistere al Signore. Amen. Dovreste confessarvi e pentirvi così da chiedere a Lui il perdono. Amen. Noi lo dobbiamo dire che è qua, nella Bibbia, la parola di Dio. Allontanarsi da essa e tradirlo e discostarsi dalla sua via. Amen. Anziano Im, le profezie sul ritorno del Signore si sono tutte verificate. Il giorno della venuta del Signore è arrivato. Il Signore potrebbe arrivare per riceverci in qualsiasi momento. Dovremmo esortare a leggere di più la Bibbia e ad attenersi al suo testo. Dare attenzione al ritorno del Signore è ciò che lo soddisferà. Amen. E non saremo abbandonati alla venuta del Signore. E allora, perché dai importanza e accetti una via che si trova al di fuori della Bibbia? Voi credete che tutta la parola di Dio sia lì dentro, che il Signore non possa pronunciare altre parole al di fuori della Bibbia. Allora ho una domanda da porvi. Le affermazioni del Signore Gesù ritornato potrebbero mai essere riportate al suo interno? Vi prego, spiegatemelo se potete. La Bibbia è stata scritta interamente dagli uomini. Il Nuovo Testamento fu compilato soltanto circa 300 anni dopo l'ascesa del Signore Gesù al cielo. Questo è un dato di fatto che dovreste conoscere. Come fanno a essere riportate automaticamente nella Bibbia le parole del Signore al suo ritorno? Vi siete mai fatti prima questa domanda? Mi pare un quesito sensato. In tutta onestà, non me lo sono mai chiesto prima di adesso.
Anch'io avevo accettato le false tradizioni del mondo religioso, credendo che ogni parola e opera di Dio fosse presente nella Bibbia, e che non ci fosse traccia della sua parola e della sua opera al suo ritorno. Ma poi, dopo aver studiato la Bibbia a fondo, compresi che il Signore non sarebbe potuto rimanere in silenzio, probabilmente. Lui svolge la sua opera con la sua parola. Come potrà allora egli eseguire la sua opera degli ultimi giorni stando in silenzio? Il Signore Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce». In che modo questa promessa verrà soddisfatta? E allora non c'è il minimo dubbio sul fatto che il Signore farà delle esternazioni quando tornerà. Ma le testimonianze della sua parola potrebbero apparire automaticamente nella Bibbia? Quando Dio adempì la sua opera nell'età della legge e quando il Signore Gesù adempì la sua opera nell'età della grazia, le parole di Dio non erano automaticamente presenti al suo interno. Ciò si è verificato anni dopo il completamento della sua opera, quando le persone utilizzate da lui le scrissero nella Bibbia. È possibile che le persone non se ne rendano conto. Se siamo davvero così stolti, siamo ormai oltre la portata della salvezza. Quando il Signore Gesù eseguì la sua opera, sapeva che l'umanità corrotta non aveva mai visto l'aspetto di Dio e che quando gli uomini sarebbero venuti in contatto per la prima volta con Dio incarnato, nessuno sarebbe stato in grado di conoscerlo davvero. E allora il Signore Gesù disse: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire». Il Signore Gesù spiegò all'uomo che ci sono ancora tante cose che Egli non ha detto, perché all'epoca gli umani erano carenti e non avrebbero potuto sopportarle. Così il Signore Gesù profetizzò che sarebbe venuto nuovamente negli ultimi giorni e che avrebbe rivelato tutte le verità e le cose che verranno. Se tutta la parola di Dio fosse già riportata per intero nella Bibbia, come potrebbero mai verificarsi queste parole del Signore? Ci sono anche molte profezie nell'Apocalisse. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, così come la manna nascosta, l'agnello che apre il libro e tante altre. Da queste profezie vediamo che quando ritorna il Signore deve certamente esprimere la verità e deve eseguire l'opera del giudizio cominciando dalla casa di Dio. Poi ci sono le parabole sul regno dei cieli, sul separare il grano dalla pula, le pecore dai capri e i buoni servitori da quelli che invece sono cattivi. Queste profezie spiegano che Dio deve svolgere ancora una fase dell'opera negli ultimi giorni. Lui ha ancora bisogno di parlare e deve ancora agire. Il Signore Gesù disse: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». L'opera del giudizio di Dio onnipotente negli ultimi giorni ha soddisfatto e compiuto la profezia del ritorno del Signore. Questo è certamente un fatto innegabile. Se le persone credono che la parola di Dio e la sua opera siano tutte nella Bibbia e che non ci possa essere altro sulla sua parola e sulla sua opera al di fuori di essa, io rispondo che è un punto di vista sbagliato. È eretico, inganna le persone, distrugge e intralcia l'opera di Dio. È un ostacolo che impedisce alle persone di accettare la nuova opera di Dio. Non riuscite ancora a vederlo chiaramente? Sì, forse dopo tutto la parola e l'opera di Dio non sono unicamente... Ma certo, hai ragione. Anziano Im, mi vergogno molto dopo averti ascoltato. Ci sono parecchi passaggi nella Bibbia che profetizzano che quando ritornerà, il Signore esprimerà ulteriormente la sua parola. È impossibile che persone come noi vedano questa cosa e la ignorino. Siamo arroganti, usiamo le nostre nozioni e la nostra fantasia per trarre conclusioni, credendo che ogni parola di Dio sia presente nella Bibbia e che non ve ne sia traccia al di fuori di essa. Se così fosse, come potrebbero avverarsi le profezie della Bibbia? Siamo degli sciocchi, degli ignoranti. Anziano Im, non mi stupisce che tu faccia intravedere qualche verità. Dunque hai accettato Dio onnipotente da parecchio tempo.
come mai non ci hai detto assolutamente niente mentre indagavi sull'opera di Dio Onnipotente? Già, perché? Il tuo percorso è andato avanti, ci hai lasciato indietro. Già. Ti sembra giusto? Sì, è giusto. Sì, sembra giusto. In base a quello che ci hai riferito oggi, la tua scelta di accettare Dio Onnipotente sembra giusta. Tu sicuramente capisci la verità meglio di noi. A quanto pare abbiamo ottenuto il ritorno del Signore nella nostra immaginazione. E abbiamo circoscritto Dio alla sola Bibbia, credendo che ogni sua parola e opera fosse lì dentro. E dando per scontato che Dio non potesse eventualmente tornare per eseguire nuove opere. E questo sembra che si sia rivelato un errore enorme. Come potrebbero esserci nella Bibbia la parola e l'opera del ritorno del Signore Gesù negli ultimi giorni? Siamo tremendamente stolti e ignoranti per non aver compreso una cosa del genere. Sì, sì, è vero. Ora voglio leggere le parole di Dio Onnipotente. Lo farò attentamente, così potrò tenermi aggiornato sulla sua opera e potrò capire meglio la verità. Sì, sì. È certo che ciò che afferma l'anziano Im sia corretto e che sia in linea con la verità. I pastori spesso affermano che tutta la parola e l'opera di Dio sia nella Bibbia, che la nostra fede nel Signore deve essere basata solo su di essa. Ma tale affermazione è molto sbagliata. Oh, come abbiamo potuto non rendercene conto? Dov'è che abbiamo sbagliato? Come mai, dopo le sue parole su Dio Onnipotente, capiamo gli inganni dei circoli religiosi? Questa è la dimostrazione lampante che la parola di Dio Onnipotente è la verità. E solo essa può farci pensare e vedere chiaramente, distinguendoci dagli altri. Amen. Dovremmo smetterla di adorare i pastori e dovremmo ricercare la verità. Non possiamo fidarci della loro spiegazione della Bibbia. Dovremmo leggere di più sulla parola di Dio Onnipotente. Cerchiamo su internet. Così possiamo sperare di essere rapiti davanti a Dio. Amen. Dovremmo fare una ricerca in rete tutti insieme. Beh, mi sembra giusto. Se avessimo esaminato e studiato prima la parola di Dio Onnipotente, ci saremmo accorti di questi inganni già da parecchio tempo. Sì, è proprio così. Esatto. Anziano Im, nessuno sapeva che stavi facendo delle ricerche sulla parola di Dio Onnipotente. Addirittura da più di un anno. Pensandoci bene, la tua testimonianza è illuminata. Usa parole di molto buon senso e certo è conforme alla verità. Sembra che il lampo da Levante abbia davvero delle verità da cercare. Non voglio oppormi a questa teoria, ma non riesco ancora a capire perché la maggior parte dei pastori religiosi stanno resistendo a Dio Onnipotente condannandolo, impedendo ai credenti di cercare ed esaminare la parola e l'opera di Dio Onnipotente. I pastori la Bibbia la conoscono. E sono tutte persone che servono Dio. Dovrebbero sapere molte cose su di Lui. Se il lampo da Levante è la vera via ed è la manifestazione e l'opera del Signore, come mai non indagano invece di resistere e condannare? È una cosa che non mi riesco a spiegare. Voglio sapere che cosa ne pensi al riguardo. Sì, per favore. Anziano Im, tu non sei controllato dai pastori religiosi e hai il coraggio di cercare in rete e inseguire le orme dell'opera di Dio. Non è affatto una cosa facile da fare. La tua fede e il tuo coraggio sono maggiori dei nostri. Ah, sì? Sì. Come sei arrivato a cercare la parola di Dio Onnipotente su internet? Sì, ti preghiamo di dircelo. Per favore. Quando ho visto che i pastori condannavano il lampo da Levante, ho pensato che non si stessero comportando in linea con la volontà del Signore, soprattutto dopo aver notato che la loro arroganza nel condannare il lampo da Levante cresceva incredibilmente sempre di più. Si comportavano da arroganti, parlavano in maniera esagerata, senza argomentazioni concrete. Addirittura arrivavano a citare la Bibbia completamente fuori contesto. Sentivo che quei comportamenti non erano figli della guida dello Spirito Santo. Le persone che dicevano queste cose avevano intenti nascosti ed erano maliziose. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di sbagliato in loro e che il lampo da Levante si potesse rivelare come la vera via. Altrimenti perché avrebbe attirato la condanna e l'opposizione di queste persone maligne? Ho scoperto, cercando un po' in rete,
che nonostante i pastori religiosi e il governo ateo del PCC stessero furiosamente resistendo a Dio Onnipotente e lo stessero condannando, c'erano sempre più seguaci sinceri che si stavano convertendo a Dio Onnipotente. Questo mi ha ricordato che quando il Signore venne per svolgere la sua opera, egli fu sottoposto alla condanna del governo romano e della comunità religiosa ebraica. Ma nonostante lo abbiano perseguitato e abbiano fatto tutto il possibile per ostacolarlo, i Vangeli del Signore si diffusero tra i gentili. Da sempre la vera via ha affrontato la persecuzione. Tutto quello che proviene da Dio è destinato a prosperare. Amen. Così ho pensato che Dio Onnipotente potrebbe essere la seconda venuta del Signore Gesù. Perché solo la manifestazione e l'opera del vero Dio possono consentire al regime ateo del PCC e al mondo religioso di dare sfogo alla più crudele persecuzione. Questo è sicuro. Dove appare il vero Dio, allora ci sarà la persecuzione. L'ho visto online tempo fa. La persecuzione del lampo da Levante da parte del governo del PCC è feroce. Oh sì, questo è un dato di fatto. È vero. E allora sono andato sul sito della Chiesa di Dio Onnipotente per indagare. Immediatamente ne sono rimasto meravigliato. La parola appare nella carne, dice Dio Onnipotente. C'erano video, film e brani musicali, tutto lì dentro. È stata una vera rivelazione per me. C'erano contenuti da leggere e guardare per mesi. Certe verità e testimonianze non possono essere apprezzate nei circoli religiosi. Le persone della Chiesa di Dio Onnipotente stanno veramente seguendo l'agnello fino al banchetto. La verità espressa da Dio Onnipotente è ricca, bellissima e abbondante. Oltre a svelare i misteri del piano di gestione divino di 6.000 anni, spiega anche l'origine della corruzione dell'uomo e in che modo Satana riuscì a corromperlo. Racconta anche la misura della sua corruzione. Svela le radici della resistenza umana nei confronti di Dio. Spiega come Dio salva e completa l'uomo. La ragione per cui, per seguire la sua opera di giudizio, Dio si fa carne negli ultimi giorni. Il suo scopo e significato. Come la fine dell'uomo è divisa. Chi riceverà la salvezza ed entrerà nel regno dei cieli e a chi sarà negato l'ingresso? Qual è il vero destino dell'uomo? Descrive come Dio concluderà questa epoca. Come il regno di Cristo sarà realizzato e così via. Tutto ciò è descritto molto chiaramente nella parola di Dio Onnipotente. L'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni realizza e soddisfa in modo esaustivo ogni profezia del Signore Gesù. La parola di Dio Onnipotente è tutta la verità. Quella verità che conquista il cuore dell'uomo e che lo convince completamente. Al vedere la parola di Dio Onnipotente, chiunque sia dotato di spirito e di cuore crederà fermamente che si tratta della voce di Dio e verrà rapito davanti al suo trono. Non credevo che fosse così ricca la parola di Dio Onnipotente. Sì, invece sì. Dovremmo guardare anche Hai noi. Hai ragione. Tutto questo mi ha fatto vedere chiaramente una cosa. La ragione per cui i pastori nei circoli religiosi stanno isolando le chiese in maniera intransigente. E in quanto all'opera del giudizio di Dio Onnipotente negli ultimi giorni, invece di indagare, condannano. Credono solamente alle dicerie e alle bugie diffuse continuamente online dal governo ateo del PCC, facendo ogni cosa per impedire ai credenti di indagare e accettare l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni. Questo rivela le intenzioni malvagie di Satana. È talmente evidente. Hanno paura che le persone percepiscano la parola di Dio Onnipotente come la verità e come la voce di Dio, che finiscano alla fine per convertirsi a Dio Onnipotente, e che nessuno resterà più ad ascoltare mentre continuano a parlare della loro stantia conoscenza e delle dottrine bibliche. Perché questo metterebbe a rischio le loro posizioni, i loro mezzi di sussistenza. Ecco perché resistono furiosamente condannando Dio Onnipotente. Non hanno altri motivi a parte questo. I pastori sono ossessionati dalle loro posizioni e sussistenza. Lo sanno tutti. L'opera di Dio negli ultimi giorni è davvero rivelatrice per tutti quanti noi. Ci ha indicato i veri credenti, i falsi credenti e i miscredenti che mangiano pane a tradimento. Coloro che accettano l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni sono delle vergini sagge. Saranno tutti rapiti davanti al trono di Dio,
godranno del fiume della vita che scorre dal trono e riceveranno la salvezza e la perfezione di Dio. Queste persone sono dei vincitori, resi perfetti da Dio negli ultimi giorni. Invece, coloro che rifiutano l'opera di Dio negli ultimi giorni verranno abbandonati da Lui. Se insistono a non ricercare e investigare la vera via, all'arrivo delle grandi catastrofi saranno lasciati a piangere in mezzo al disastro. Così Dio smaschera tutti negli ultimi giorni. Certo, ed è diverso da come pensavamo. Devo dire che Dio è veramente saggio. La testimonianza dell'anziano Im è molto significativa e penetrante. Se Dio onnipotente non avesse espresso così tante verità, come avrebbe potuto la testimonianza dell'anziano Im essere così chiara e illuminante? A questo punto, sembra proprio che valga la pena di investigare la via di Dio onnipotente. Come ho potuto essere così stolto? Lui ha studiato la vera via per oltre un anno e ha ottenuto così tanto, mentre io non ne avevo ancora idea. Sono davvero uno sciocco, un ignorante. È possibile che Dio onnipotente sia il ritorno del Signore Gesù? Se non si trattasse della manifestazione della parola di Dio, non gli sarebbe stato possibile progredire così tanto in così poco tempo. Gli altri ce l'hanno fatta rispetto a me. No, non posso permetterlo, anch'io devo riuscirci. Altrimenti sarò davvero abbandonato dal Signore. Anziano Im, la tua testimonianza mi ha riempito di speranza il cuore. Devo dire che Dio Onnipotente ha espresso così tante verità. In tanti hanno sentito la sua voce e sono stati rapiti davanti al suo trono. Com'è possibile che non lo sapessi? Avevo visto il governo ateo e perfino la comunità religiosa condannare e resistere a Dio Onnipotente. Non si fermavano davanti a nulla, creavano dei pettegolezzi, cercavano di intrappolare e calunniare la Chiesa di Dio Onnipotente. Come ho fatto a non capire che potrebbe essere la manifestazione e l'opera di Dio? Fin dall'antichità, la vera via ha sempre affrontato la persecuzione. Dove c'è l'apparizione di Dio, c'è la condanna e la resistenza più feroce, così come la persecuzione del popolo eletto da Dio. Sono veramente deluso, sono uno sciocco. Sono stato incapace di vedere, di capire tutto questo. Noi abbiamo sempre seguito i pastori, senza mai ascoltare, leggere o metterci in contatto con la via del lampo da Levante. Sottometterci ai capi religiosi è il risultato della nostra stupidità. Noi non possiamo e non dobbiamo più nasconderci dietro delle porte chiuse. Dobbiamo approfondire l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni il prima possibile. Amen. Amen. Un discorso esemplare, anziano Young. Abbiamo creduto ciecamente alle parole dei pastori. Eravamo sotto la loro influenza, pensando che la fede in Dio potesse basarsi solo sulla Bibbia e che la parola di Dio fosse circoscritta unicamente ad essa. Adesso questo discorso appare diverso. Sì. Sembra incompleto. Se il Signore Gesù venisse a pronunciare la sua parola, questa verrebbe registrata nella Bibbia. Se lo Spirito della verità iniziasse a dire parole, queste non potrebbero apparire subito sulla Bibbia. Che sciocco, non riuscivo a vedere lucidamente. Ci sono diversi problemi nei punti di vista dei pastori. Non ci possiamo più far condizionare da certe visioni errate. È proprio così. Certamente non possiamo negare le parole concrete di Dio. Ma quelle nella Bibbia sono forse tutte le sue parole. Per la nostra fede non dovrebbe essere sbagliato basarsi sulla Bibbia. Anche di questa questione ne potresti parlare con noi. Sì, per favore. Sì, parla, preghiamo. Anziano Lì, è da poco più di un anno che mi sono messo a leggere la parola di Dio Onnipotente, capisci? Credo che la mia comprensione sia ancora superficiale. Di molti problemi non riesco a parlare in modo chiaro. Forse
È meglio se andiamo alla chiesa di Dio Onnipotente, dove alcuni testimoni ne potranno parlare in modo approfondito. Sì, merati bene. Mi sembra una splendida idea. Non ve lo voglio nascondere, ma ho un caro amico che crede in Dio Onnipotente da diversi anni. Mi diede testimonianza dell'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni, però rifiutai la cosa. Mi sono pentito di averne parlato solo ora. Allora conosci già il Vangelo di Dio Onnipotente? Avresti fatto bene a dircelo prima. Così avremmo indagato già molto tempo fa. Mi vergogno a chiedere questa cosa. Se avessi già iniziato a indagare, adesso avrei ottenuto dei risultati. Sì, certo. Grazie alla tua testimonianza sulla parola di Dio Onnipotente, ho capito che la sua parola è davvero la verità. Ora devo cercare e investigare, non rimanderò più. Sono contento. E domani andiamo tutti alla chiesa di Dio Onnipotente, va bene? Sì, certo. Non vedo l'ora. Ascolteremo le loro testimonianze. È davvero fantastico. Sì.